Curiose, giocose, che ti riporteranno anche un pochino la tua infanzia, forse. Soprattutto una cosa in particolare. Ti chiedo di darmi molta fiducia, di concentrarti solo su di me. Ho messo anche una maglietta con una stampa un po' difficile in modo che tu possa concentrarti solo e soltanto su di me. Ok? Ci sono tante tipologie di esercizi che andremo a fare, ma se tu rimarrai concentrato o concentrata, sarà perfetto e alleneremo completamente la tua memoria. Questo è un video abbastanza difficile, non è super super semplice, ma se segui bene tutti i miei consigli e tutte le mie istruzioni potrai riuscire a vederlo interamente. L'obiettivo appunto è proprio quello di arrivare alla fine. Io spero che tu arriverai, ok? Quindi adesso fai un bel respiro, ti concentri e appena ci sei, iniziamo e voglio tutta la tua attenzione, la tua concentrazione e la tua memoria su di me. Qui dovessi avere qualsiasi dubbio, perplessità, qualcosa, potresti eventualmente fermarmi. C'è un bottoncino che ti ho messo qui, lo schiacci e io faccio una specie di replay. L'importante però è che tu non ti distragga, non ti faccio attrarre da particolari distrazioni. Quindi, se sei pronto, se sei pronta, io direi che possiamo iniziare subito. Quindi, 3, 2, 1, let's go. Allora, partiamo da un primo gioco di attenzione, gioco di memoria, chiamiamolo così. Allora, io ti farò vedere delle date. Ok? E tu dovrai dirmi o delle persone che ti ricordano queste date o dei momenti a cui sei particolarmente legato, adesso non saprei nello specifico, oppure cosa ti ricorda, cosa non ti ricorda, perché potrebbe essere che magari non ti ricordi nulla, allora mi dici semplicemente non mi ricordo nulla, se sei legato, se ti può legare in qualche modo a qualcosa di futuro, di passato, di presente. L'importante è che tu provi a metabolizzare un po' con la tua mente. L'importante è che tu cerchi di andare a capire se c'è stato qualcosa in queste date. Non ti arrendi al primo ostacolo, ma vai un po' a scavare, ok? Iniziamo da questa. Persone, situazioni, eventi importanti, non ti ricorda nulla. L'importante è che tu faccia ed elabori un pensiero. Devi elaborare un pensiero. Rimani attento. O attenta. Questa è la prima. Ti darò all'incirca 5 secondi, ok? Proseguiamo. Questa è molto recente. Andiamo leggermente indietro. Rimani attento, 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 attento. Se c'è qualche data che non ti ricorda nulla, semplicemente non ti ricorda nulla. L'importante è che tu svolga sempre l'esercizio. Questo è molto, molto importante. Di evento, tu comunque prova a fare un tuo pensiero, non arrenderti mai. Ti vedo
un pochino assente, non va bene, non va bene, non va bene. Qui, adesso, ora. Questo è molto interessante. Ancora due, andiamo leggermente, leggermente indietro. Ok, e adesso passiamo con l'ultimo. Mi raccomando, concentrati qui, adesso. L'ultima data che avevo pensato nella mia testa. Come è andato questo esercizio? Hai messo tutta la tua concentrazione oppure solamente una parte? Potevi fare meglio? Allora, se la risposta è potevo fare meglio, cerchiamo di concentrarci di più, ok? Allora, adesso ho preparato questa. Concentrato o concentrata? Questa è una palette. Io molto 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 semplicemente andrò ad indicare una cialda e tu mi dovrai dire che colore è, che cosa ti ricorda, ma si riesce anche ad azzeccare bene la tonalità senza problemi, diciamo che io già così potrei apprezzare molto. Iniziamo da questo colore. Riesci a dirmi? Ok, ora questo colore. Molto bene. Questo colore qui. Molto interessante, molto bello. È stato usato questo colore secondo te? Ok. Questo colore qui bellissimo, questo è veramente stupendo. Questo. Ok, questo dimmi anche se ti ricorda magari qualcosa. Questo colore qui. Ok. E poi questo penso sia il più bello di tutta la palette colori, questo qui. Ok, il suo amico vicino, sai dirmi che colore è? Sai dirmi che colore è? Sai dirmi che colore è? Perfetto. Ok, chiudiamo la palette e passiamo al prossimo esercizio, il prossimo allenamento, insomma. Bravo, complimenti, complimenti. Molto, molto, molto bene. Però io non canto vittoria. Rimani attento, attenzione. Allora, adesso ti faccio vedere un po' di cubetti. So che dirai in che senso, però ora capirai. E mi devi dire i numeri, molto semplicemente. Però sono di colore azzurro e li trovo molto teneri, sinceramente. Iniziamo. Sono abbastanza veloce, non ti aspetto questa volta. Iniziamo da questo. Ok. Veloce, veloce, veloce. Questo qui. Ok, questo. Attenzione, attenzione, questo. Molto bene, questo qui. Perfetto. Questo. La somma di questi due. Ok, vediamo come ti sembra che sia la tua concentrazione. Sei molto molto attento oppure no? Qui non voglio distrazioni. Iniziamo. Ok, questo
È dritto, è storto? Ok. Questo. Ok. E adesso ti chiedo questo meno questo. Questo meno questo. Questo meno questo. Ok. Poi. Questo. Ok. Questo. E adesso ti chiedo questo meno questo. Questo meno questo. Lo vedi bene? E al contrario che numero sarebbe? Ok. Questo numero te l'ho già fatto vedere? Bene, molto bene. Questo? Ok. Questo? Ok. Questo? Questo al contrario che numero sarebbe? Ok, molto bene. E se ti chiedo questo meno questo? Questo più questo e due volte questo più questo, ok, e due volte questo più questo, ok, molto 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 bene, sono molto contenta, molto soddisfatta, però non abbiamo ancora finito, quindi io pretendo molta attenzione, molta concentrazione. Allora, adesso ti faccio vedere delle tesserine e tu mi devi dire se queste cose le conosci oppure no. Quindi nella tua testa, ci deve essere soltanto una risposta. Quindi sì o no. Per esempio, vedi scritto, ti faccio un esempio, questo. Quindi vedi scritto toro e nella tua testa devi pensare toro, so che cos'è, non so che cos'è. So che cos'è, la risposta è sì. Non so che cos'è un toro, la risposta è no. Se non sai che cos'è un toro, la situazione è un pochino grave comunque. Toro, ok? Quindi lo conosco, non lo conosco, lo conosco, non lo conosco. Bene, iniziamo. Sì o no? Ok. Questo? Ok. Questo? Molto, molto bene. Rimani concentrato. Concentrato, concentrato. Questo? Benissimo. Sì o no? Ok. Lo conosco, non lo conosco. Sì o no? Questa io la adoro, quindi dovete conoscerla questa. Lo conosco. Non lo conosco. Ok. Lo mangio. Non lo mangio. Lo mangi o non lo mangi? Lo mangi o non lo mangi? Qui vi frego. Lo indosso o non lo indosso? Lo utilizzo o non lo utilizzo? Sì o no? Che ridere, sì o no, conosco o non conosco, e ultimo, lo mangio o non lo mangio, lo mangi o non lo mangi. Bene, io però ti chiedo ancora 5 minutini della tua attenzione e poi abbiamo finito. 5 minutini, per favore, 5 minutini della tua attenzione. Allora, cerchiamo di fare un attimo un recap. Comperò tutta la tua attenzione e concentrazione. Allora, fino ad adesso abbiamo fatto dei giochi, delle attività interattive, quindi qualcosa che potesse stimolare la tua memoria e continueremo a farlo. Però adesso voglio aumentare un po' il livello, la velocità, quindi voglio che tu sia ancora più presente in modo da vedere se sei anche reattivo, quindi la reazione agli stimoli, la percezione, un po' di cose tipo mediche, da dottoressa, cose così. E ci sono gli ultimi 3 esercizi, 2 sono molto simili tra di loro e uno invece completamente diverso. E non so bene ancora come li strutturerò, ma tu devi essere pronto. E assolutamente preparato a tutto ad ogni evenienza. Allora, ti ricordi che all'inizio abbiamo fatto un giochino con i post-it e le date? Ecco, questo è abbastanza simile, ma ci sono dei nomi, quindi stai ben attento perché il gioco te lo spiego molto velocemente e poi iniziamo subito. Allora,
ci sono dei nomi scritti nei post-it, ci sono dei nomi di vario genere, maschili e femminili. Tu devi molto 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 semplicemente dirmi se questo nome ti ricorda qualcuno, qualcuno di familiare, qualcuno che hai conosciuto, qualcuno che fa parte della tua vita, qualcuno che ti piace, qualcuno che ti piaceva, qualcuno che hai incontrato, qualcuno che hai conosciuto. Oppure l'altro tipo di risposta, che è molto molto semplice, è semplicemente: no, Annina, non lo conosco, non ho mai sentito questo nome. Oppure: conosco il nome, però io nella mia vita non conosco nessuno che abbia quel nome, o non ho mai incontrato o conosciuto nessuno. Iniziamo e sarò abbastanza veloce. Partiamo con la prima. Ti do pochi secondi. Ok, mi raccomando, rispondi a tutto. La seconda. Ok, proseguiamo. Questo maschio. Concentrati. Ok, questa è una donna. Concentrati. Ok, questo è un ragazzo. Attenzione, attenzione, attenzione. Ok, femmina, persona femminile, nome corto. Ok, attenzione, attenzione, attenzione. Nome femminile, nome femminile. 3, 2, 1. Nome femminile. 5, 4, 3, 2, 1. E ultimissimo, questo è un nome maschile, corto. Hai risposto molto molto bene. Grazie, devo dire, niente male, niente male, niente, 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 niente male. Perfetto, ci siamo quasi. Questo sarà l'ultimo nostro gioco, però non ti preoccupare, perché se troverò un tuo commento potrei fare una terza parte. Allora, concentrati, attenzione, attenzione, attenzione. Allora, questo è un gioco che potrebbe sembrare molto semplice, molto banale, ok? E potrei anche darti, cioè nel senso essere d'accordo con te, però ti chiederò di fare anche delle cose nel corso di questo ultimo nostro momento insieme. Quindi voglio la tua memoria, la tua attenzione e la tua, diciamo, presenza in questo momento, che deve essere alle stelle, ok? Quindi qui, presente, nel presente, nel presente, nel presente, ok? Il gioco è: dimmi la cifra e rispondi alla domanda. Dimmi la cifra. Ok. Dimmi la cifra. Dimmi la cifra. Ok. Dimmi la cifra. E che cifra otteniamo se ti chiedo di sommare queste due cifre? Quindi questa cifra più questa cifra. Questa cifra più questa cifra. E se ti chiedo questa meno questa, questa meno questa, questa meno questa. Quanti soldi sono? Quanti soldi sono? Ok. E invece questi? Sono tanti secondo te? Ok. Questi? Ok. E invece questi? E questi più questi? Questi più questi? E questi meno questi? Questi meno questi? Quanti soldi sono? Ok. Dimmi la cifra. Dimmi la cifra. E adesso dimmi: due volte questa cifra più due volte questa cifra, cosa otteniamo? Due volte 20.000 euro, due volte 5.000 euro messi insieme, quindi 40.000 euro più 10.000 euro. Cosa otteniamo?
e questa come totale che cosa ottengo? Perfetto, molto 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 bene e molto 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 concentrato. Allora, io ti ringrazio tanto per avermi dedicato un paio di minuti, diciamo un paio di istanti del tuo tempo. Spero che tu sia arrivato fin qui. Se sei arrivato fin qui, scrivi nei commenti Clessidra e così capiamo anche che la tua attenzione, la tua concentrazione è assolutamente, assolutamente alle stelle. Io ti ringrazio tantissimo e ti aspetto presto. E mi raccomando, sempre molto concentrato e molto attento, così possiamo allenare completamente la tua memoria.